gli involtini alla messinese, almeno li faccio io così. Ho preparato la mollica fresca. Mettiamo un pochino di pecorino, l'aglio e un pochino di prezzemolo, un goccino di pepe nero, poco perché anche il formaggio aveva il pepe, e misceliamo tutti gli ingredienti con la mollica di pane fresca, non secca, deve essere morbida. Sì, devo dire che molti utenti che ci seguono, che non sono siciliani, delle volte non conoscono la mollica e quindi mi chiedono: ma è il pan grattato quello che troviamo comunemente al supermercato? No, non è il pan grattato secco, è una mollica molto È molto sempre pan soffice. grattato, Sì, è pane grattugiato, però è però pane è fresco, magari del giorno fresco. prima, massimo 2 giorni prima, credo, perché deve essere appunto una mollica molto molto soffice. Leggera. Valentina, diamo la preparazione anche a noi di Sì, io questo. non posso aspettare perché bisogna lavorare subito, poi la crema non può stare così a temperatura ambiente. Quindi ho montato gli albumi, non voglio che si smontino, adesso vado ad incorporarli alla crema di uova e mascarpone con molta delicatezza. Così con movimenti dal basso verso l'alto e con una spatola. Quindi in questa fase bisogna essere molto delicati per ottenere una crema bella soda. Ovviamente è un dolce senza cottura, quindi è fondamentale che ogni fase venga eseguita scrupolosamente. Usate però in cucina si deve lavorare con le mani, si miscela tutto abbondante questo ingrediente, mettiamo un pochino di mollica. Questa volta il macellaio ha tagliato le fette davvero molto molto sottili, Sì, può essere un sì. po' complicato, però poi le braciole messinesi devono essere bocconcini molto piccoli. Un pochino di questa mollica con tutti questi ingredienti e un pezzettino di provola. Si gira così, un pochino si fanno così, si stringono così. Noi li chiamiamo bracioli, le bracioli, perché si fanno sulla brace, ma se non si possono fare sulla brace o sulla piastra, ma oppure anche in forno. Però le bracioli si vanno fatte sulla brace. Intanto, a che punto sei, Valentina? Cosa abbiamo fatto noi per questo tiramisù? Allora, la crema è pronta, come vedi, Vediamo, ecco. perché gli albumi sono stati incorporati ai tuorli montati con il mascarpone e quindi inizio già a mettere tutto insieme. Savoiardi, li vado a bagnare per qualche secondo nelle fragole frullate insieme al succo di un'arancia. Rispetto al tiramisù al caffè, sai, i savoiardi bagnati nel caffè si inzuppano veramente molto velocemente, quindi basta fare 2 giri. Per non avere poi il biscotto troppo impregnato. Invece in questo caso, trattandosi di fragole frullate, il biscotto ci mette un po' di più ad assorbire, allora è bene lasciarlo qualche secondo dentro la bagna. Primo Il primo spiedino, spiedino, che bello. ora lo bagniamo sempre nella mollica di pane. Ci vuole un pochino di manualità, anche perché questa volta il macellaio ha dato una carne proprio finissima. È tenera, era La l'acerto. potevo fare anche un pochino più spessa, Eh sì, perché di la taglia comunque con la grossolana. macchina, con l'affettatrice, insomma. Non... Comunque. Con un pochino di pazienza sempre andiamo avanti. Quindi, primo strato di biscotti, vado a coprire con della crema, il mascarpone. Poi metteremo anche delle fragole a pezzetti così da rendere il dolce davvero molto ricco. Un tiramisù diverso da quello tradizionale al caffè, che sicuramente forse resta tra i migliori, però è davvero molto molto goloso. Tra l'altro l'assenza di caffè magari lo rende un dolce più adatto ai bambini. E quindi poi è il periodo delle fragole, quindi perché non utilizzarle? Sul primo strato di biscotti e crema vado a sistemare uno strato di fragoline a pezzetti. Quindi questo tiramisù avrà una sorta di farcia fatta con le fragole. Allora, siamo al secondo strato, secondo e ultimo, Valentina. Secondo e ultimo, vedo bene di bagnare molto bene i biscotti.
quindi li sto posizionando sulle fragole, poi ovviamente completerò con il restante mascarpone, però le fragole a pezzetti oppure così a fettine andranno anche in superficie come decoro, quindi sarà un dolce ricco di fragole. Se amate questo frutto dovete provarlo. Intanto sto tagliando gli ultimi biscotti per adattarli alle dimensioni della teglia della pirofila. Ok, quindi andiamo a bagnare anche questi e ultimiamo lo strato. Ecco qua, molto semplice. Sarà un dolce, posso dire, leggero anche se c'è il mascarpone. Questo più riposa in frigo e più diventa buono. Quindi avrà tutta la notte per riposare e domani verrà tirato fuori dal frigo al momento di servire. L'ultimo e abbiamo terminato. Allora, io completo così con un pochino di fragole frullate perché, come dicevo prima, i biscotti fanno un po' fatica ad assorbire questo liquido. Poi mi piace proprio che si senta perché sarà molto profumato. Intanto è fondamentale lavorare separatamente i tuorli dagli albumi. Quindi i tre tuorli li ho lavorati insieme a 100 g di zucchero e 500 g di mascarpone, montando bene. A parte ho montato con le fruste molto pulite gli albumi a neve fermissima e poi ho unito i due composti. Ovviamente chi vuole pastorizzare le uova faccia pure perché sicuramente è un metodo più sicuro, molti ci tengono, quindi utilizzate le uova pastorizzate se vi va. Adesso andiamo a coprire con l'ultima crema. Chi vuole decorare all'ultimo minuto il tiramisù può metterlo in frigo così, magari coprendo con della pellicola e quindi lasciando a riposo per minimo 8 ore, ma io vi consiglio sempre tutta la notte perché davvero più riposa e più i profumi, i sapori riescono ad amalgamarsi bene e poi potete decidere di decorarlo l'indomani. Se invece lo decorate sul momento, magari con delle fragole fresche, ovviamente la frutta ha bisogno di un po' di gelatina, di modo che si conservi perfettamente con il suo colore integro senza ossidarsi. La ricetta è già su viomangiando.it, basta scrivere lì su alle fragole. Mentre sopra il video c'è il link di YouTube delle braciole messinesi. Nonna Carmela, lei dovrà continuare ancora a fare gli Sì, involtini. ormai devo Ormai dobbiamo finire. finire. Allora, salutiamo Buonasera tutti a gli amici. tutti e buona giornata per domani e divertitevi. Ciao, ciao a tutti. Ecco, le braciole vanno cotte proprio così, alla brace. Sì, sarebbe il caso, si chiamano braciole per questo. Infatti vorranno cuocere pochissimi minuti e la brace gli darà un sapore e un profumo eccezionale. All'interno hanno del formaggio, della provola, che poi diventerà filante e saranno irresistibili.